La verità è parte tutta dalle ricerche di un certo Rose, che il dottor Rose, che fece degli esperimenti sui topi bianchi. I topi hanno un fabbisogno proteico molto elevato, che è 7 volte quello degli esseri umani. È lui che ha coniato negli anni 40 il termine proteine nobili. Non esistono proteine nobili e non nobili, esistono solo proteine e basta intanto. Poi il fabbisogno è tutto un bluff, perché è legato alle industrie, chiaramente alle industrie macellatorie americane, che grazie all'FDA negli anni 70 sono uscite con tabelle alimentari e piramidi alimentari assurde, proponendo e cercando di imporre al mondo intero quote che sono veramente demenziali. 300-350 grammi di proteine al giorno, che vuol dire carne a colazione, a pranzo e a cena. Su pressioni degli stessi medici americani, l'FDA ha dovuto calare man mano queste quote e è arrivata oggi a 75. Dopo aver mandato al cimitero anzitempo non si sa nemmeno quanti milioni di persone. 75 è una cifra comunque esagerata. Oggi le ASL, gli ospedali, eccetera, lavorano su quelle quote lì, come lavoravano prima su quelle quote altissime che ho detto. In realtà le ultime ricerche dimostrano che l'uomo il massimo che può usare è 25 grammi circa di proteine, perché quelle sono anche, è anche il livello di consumo giornaliero di proteine, consumo medio. Andando oltre, tra l'altro, superando la quota di 30 grammi di proteine al giorno, si va in stato di acidificazione del sangue, che è la cosa peggiore che possa capitare al corpo umano. Ricordiamoci che un chilogrammo di carne contiene 28 grammi di acido urico. Il pesce ne contiene ancora di più. Quando dico carne, tutti i tipi di carne, rossa, bianca, di pollo, non ci sono differenze. Quindi 28 grammi di acido urico è una enormità, lo ripeto, in quanto il corpo non ha l'enzima uricasi per disgregare questo acido urico, mentre tutti gli animali, cani, gatti, diciamo gli animali carnivori, hanno abbondanza di questo acido, quindi non gli fa effetti particolarmente dannosi la carne. L'uomo, basta bere un bicchiere d'acqua, entra facilmente e non esce facilmente il bicchiere d'acqua. Immaginati 28 grammi di acido urico, ma anche 14, anche un grammo soltanto è dannoso. Quindi anche il caffè e il tè che contengono acido urico sono dannosi per l'organismo umano. Gli altri danni che fa la carne sono l'acidificazione in generale, le putrefazioni, le putrofermentazioni, quindi tutti i danni all'intestino, la stitichezza e una serie di problemi che portano a tutte le malattie alla fine. Perché le malattie si riducono a una soltanto, ed è la viscosizzazione del sangue, il sangue lipotossico che porta alla stitichezza. Dalla stitichezza nascono tutte le infiammazioni, tutte le ulcerazioni, le rettocoliti ulcerose e compagnia bella. E quindi alla fine anche il tumore e anche il cancro. L'acidosi non può nemmeno succedere. In effetti, come si acidifica il sangue, interviene immediatamente il sistema immunitario per bloccare questa crisi, che sarebbe una crisi mortale. Quindi succede che il sistema immunitario pretende, manda un ordine all'ipotalamo, il quale a sua volta manda un ordine al sistema midollare per rilasciare osseina fresca, cioè un tampone antiacido immediato, di uso immediato. Quindi il calcio che sta nel latte, per esempio, non serve niente. Allora, quando uno beve latte o mangia latticini, mette in crisi, il corpo va in osteoporosi, perché si produce una fuoriuscita di osseina. Quindi si svuotano le ossa e si guastano i denti. Non è il succo d'arancia che acidifica e che fa cadere i denti, come detto da alcuni malandrini, perché chiaramente gli avversari cercano di dare colpi bassi che sono facilmente comprensibili. Le proteine si trovano dappertutto, anche nell'anguria. Ah,
è importante, non esiste una crisi proteica, una carenza proteica, questa è un'invenzione pura e semplice. Hanno cercato di fare, di mettere a tavolino, di disegnare teoricamente una dieta che produca crisi proteica. Non è possibile, è impossibile, basta che uno mangi a sazietà qualsiasi cosa del mondo, non viene crisi proteica, ti verranno tutte le crisi, ti verranno le carenze diciamo di calorie, carenze caloriche, carenze minerali, carenze diciamo vitaminiche se vuoi, ormonali, ma mai carenze proteiche. Il nostro corpo ha bisogno di 25 grammi al giorno e con quello va avanti benissimo. Quindi è una invenzione. Il problema delle proteine non esiste. Esiste il problema contrario. Come schivare le proteine? Perché la gente è stracarica di proteine non utilizzate che rovinano il sistema gastrointestinale. Il problema del ferro non è una carenza di ferro, ne abbiamo tantissime donne anemiche che sono piene di ferro, però ce l'hanno nei punti sbagliati, nei momenti sbagliati, è una questione di assimilazione. Bisogna stare attenti a evitare certi cibi e soprattutto certi vizi tipo sigaretta, tipo caffè e altre cose del genere, tipo alcolici. Ecco. E poi bisogna semplicemente mangiare più crudo. Diciamo il cottismo, la cottura delle verdure che produce mille problemi, bisogna mangiare crudo, non c'è altro da fare. Poi chiaramente ci sono certi prodotti, non so, le carote hanno ferro, il tarassaco ha ferro, ma il ferro si trova in abbondanza dappertutto, quindi non esiste neanche lì un problema. Non inseguire mai le carenze singole di un prodotto, ma cercare di equilibrare la dieta, questo è il segreto, anche per il ferro.